Con affetto fraterno, Carlo Conti l'aveva riportato al timone dell'eredità dopo quel malore, quel campanello d'allarme suonato forse troppo tardi, dopo il ricovero e le terapie. «Sto combattendo», aveva detto Fabrizio, «ma non è ancora finita». Aveva appena 60 anni, un lavoro che amava, l'affetto del pubblico e una luce grande che illuminava tutto, l'amore della sua famiglia, e voleva farcela per loro. Si è battuto fino all'ultimo, Fabrizio, ma la malattia è stata più forte della sua voglia di vivere. Abbiamo perso un amico sincero che è entrato nelle nostre case in punta dei piedi, con signorile professionalità, e ci è rimasto per più di 30 anni con quel suo sorriso ottimista da eterno ragazzo. Una carriera fantastica, partita da un sogno, lavorare nel mondo dello spettacolo, che cominciò in una radio privata per arrivare alla televisione negli anni Ottanta con la TV dei ragazzi e via via fino ai successi del sabato sera con Scommettiamo Che, in coppia con Milly Carlucci, sua grande amica, poi con Afef, Valeria Mazza e con Romina Power nelle edizioni di Per tutta la vita e poi i 15 anni al timone di Miss Italia, l'esperienza all'Arena di Verona nella Vedova Allegra. Fabrizio è stato il volto della televisione italiana nelle sue tantissime trasmissioni, nei suoi quiz, si è occupato dei fatti vostri, si è cimentato per stanare i soliti ignoti. Sempre disponibile quando a vincere era la solidarietà, sullo schermo mentre conduceva per anni la partita del cuore o Telethon e nel silenzio della sua vita privata, con tanta beneficenza mai sbandierata e gesti coraggiosi, come quando donò il midollo a una bambina in condizioni di salute preoccupanti. Era un uomo discreto, Fabrizio, che rifuggiva copertine e fotografi, sia durante la sua lunga storia d'amore, corrita dalla Chiesa, incontrata alla TV dei ragazzi e divenuta poi sua moglie, e dopo, nel tempo della separazione e del divorzio. Ma erano rimasti amici. Aveva protetto i suoi affetti, Fabrizio, la sua travolgente storia con Carlotta Mantovan, da quell'amore al primo sguardo mentre ballavano nella notte di Capodanno del 2004, fino all'intimità del loro matrimonio, semplice e romantico, nella chiesa vicino a casa e alla nascita della loro bambina, Stella. Per Fabrizio, il principio di una vita nuova, quella figlia attesa e adorata che ora dovrà imparare a crescere senza di lui. Lo ricorderemo così, garbato, elegante, affidabile, pronto a mettersi in gioco, come quando in tale quale show si cimentò nell'imitazione di Piero Pelù, ma sempre autentico. Resta il suo esempio di rigore nel lavoro, di rispetto per il pubblico, di limpida coerenza di vita. Resta il calore di una persona sincera, di quell'abbraccio rassicurante a cui eravamo abituati nel nostro quotidiano e che ora ci mancherà.